E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi ci occupiamo di zucchine. La produzione nell'orto sta andando direi benissimo, ma ci sono alcune cose da vedere che non vanno benissimo. Quindi buttiamoci, vado a prendere le forbici prima e poi ci buttiamo nelle zucchine e vediamo due tre cose. Forbici prese. Allora, la settimana scorsa qua a Brescia è venuto un mezzo uragano. Non ha fatto grandissimi danni qua al podere. Qualcosina l'ha fatta, nel senso che dopo ti faccio vedere le zucche che sono state secondo me quelle più danneggiate. L'orto in sé, ma te lo faccio vedere, non ha avuto grosse perdite, grossi danni. Quelle che stanno però incominciando a soffrire tanto veramente sono le zucchine. La potatura è semplice e non è assolutamente difficile. Prima di tutto vediamo che qua sta incominciando a presentarsi l'oidio, vedi? Lo vedi dalle macchie bianche che ci sono, che portano dopo a seccarsi, come in quel caso lì. Guarda qua, la foglia è così, arriva così, muore così. Quindi in questo caso zeolite cubana, te la lascio in descrizione, c'è il video, usa quella e sei a posto. Nella potatura che cosa andiamo a fare? Te lo faccio vedere, partiamo da questa pianta qua. Ok, non so se la vedi. Ora partiamo a togliere già tutte le foglie secche. È importantissimo il taglio che andate a fare. Allora ti faccio vedere un taglio che è scorretto, tipo qua. Il taglio qua è scorretto perché, se tu noti qua, io che cosa lascio? Lascio uno spazio perché entri acqua. Se invece tu vai a, mi arrivo, tagliarlo bene, rifinirlo, vedi, come in questo caso, è a posto. Questo perché andiamo a imitare quello che fa la pianta. La pianta che cosa fa? Ha un ramo, lo secca, una volta che lo secca lo necrotizza sino alla fine, come in questo caso, e vedi che qua, una volta fatto, è piatto, vedi? Cioè noi andiamo ad anticipare solo esclusivamente quello che la pianta andrebbe già a fare per conto suo. Quindi andiamo ora a potare bene tutta la nostra pianta, capiamo esattamente cosa togliere. Già qua secondo me ci stiamo. Non è che dobbiamo andare a togliere un sacco di chioma, siamo chiari, qua ho tolto una foglia e basta. Però la andiamo a pulire, la andiamo un attimino a liberare, andiamo a darle spazio. Ora questa qua è una pianta di sicuro molto più sana, quella lì già di meno, anche perché in questo caso stiamo notando che cosa? Un colore un attimino più tendente al giallognolo, che può dipendere di sicuro dalla varietà, ma può darci anche un campanello d'allarme su una concimazione da fare. In questo caso io andrò a fare una concimazione liquida in modo tale da dargli un attimino di boost, un po' più di forza. I'm messing around with your heart.
qualcuno potrebbe chiedermi: sì, Matt, ma quanto devo potare? Cioè, quanto posso andare pesante nella potatura? Allora, non c'è mai da essere troppo pesanti, nel senso che comunque la zucchina tende a ombreggiare, rischiamo di fare danni. Però, per darti un'idea, un vecchietto mi diceva che parti dalla prima foglia malata, questa, quindi è questo qua, tutto quello che c'è sotto va potato. Ora c'è da prendere un po' con le pinze questa, allora, nell'80% dei casi è vero, nel senso che anche questa qua non è bella e questa qua non è bella, quindi tutto quello che c'è sotto, guarda, se io guardo questa, questa qua ormai è andata, la vedi? Questo qua è il tronco, questa qua è brutta e questa qua che è sotto è brutta, quindi è una teoria che può funzionare. Non la prenderei troppo come regola base, nel senso che a volte vai a fare delle potature pesanti e anche se hai delle piante che sono magari rovinate parecchio, boh, non lo so, io aspetterei in alcuni casi. Questo perché? Perché andiamo e rischiamo di incidere troppo sulle piante. Ti faccio un esempio, lì ho potato bene, ora metterò il terreno ombreggiante, però vedi che rispetto a là che stanno meglio, sono molto più fitte, qua sono meno fitte. Questo non è così positivo. Ora ribadisco, oggi vado a ciapare il telo ombreggiante, glielo piazziamo sopra e vi faccio vedere insomma come sono i risultati. Ora, cosa fare di queste foglie qua? Mi raccomando, tenetele lontane, perché in qualcheduna ha l'oidio e avendo l'oidio, che è un parassita, o meglio è un fungo, il rischio è di andarlo a passare magari alle altre piante che non è dell'orto, che non è buono. Quindi prendiamo o le bruciate o le mettete in una compostiera, ma proprio belle staccate. E quindi il vostro Matt più sudato che mai, sì, lo so, sono un po' impresentabile. E niente, si conclude qua, ora vado a lavorare sui pomodori e sulle melanzane, visto che belle, anche perché domani andiamo a fare la passata, ma vi racconterò il tutto. E basta, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, perché ti darò un sacco di aggiornamenti, soprattutto sul telo ombreggiante, come lo fisso, come lo metto, varie robe. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!